Titanic in revisione, affiora l'attentato. 111 anni fa, la nave passeggeri Titanic, la più grande dell'epoca, affondò durante il suo viaggio inaugurale dopo essersi scontrata con un iceberg. 1514 delle oltre 2200 persone a bordo persero la vita. A causa dell'elevato numero di vittime, l'affondamento del Titanic è uno dei più grandi e noti disastri marittimi. Ancora oggi, la letteratura, le arti visive, il cinema e la televisione di tutto il mondo trattano gli eventi del suo affondamento. E allo stesso modo, ancora oggi, in tutto il mondo è diffusa l'ipotesi che l'affondamento del Titanic sia stato un incidente e una combinazione casuale di vari fattori negativi. Ma quanto sono certi i fatti che sembra parlino a favore di un incidente? E voi, mettereste la mano sul fuoco per questa versione solo perché la letteratura, il cinema, la radio e la televisione l'hanno diffusa e ripetuta in tutto il mondo per oltre 100 anni come versione ufficiale del naufragio? Dobbiamo assolutamente riflettere su queste domande. Infatti, meticolosi scienziati forensi e astuti analisti affermano chiaramente, e ne presentano le prove, che si tratti di un attentato al Titanic preparato con largo anticipo. Nel suo libro L'attacco al Titanic, il giornalista investigativo Gerard Wisniewski ha riassunto in 430 pagine i fatti, le circostanze, le dichiarazioni dei testimoni, eccetera, le quali rivelano chiaramente un affondamento intenzionale. Wisniewski spiega inoltre contro chi era diretto a questo attacco. È stato un attentato terroristico contro tutta l'umanità. Ora forse direte un po' stupiti che il decesso di 1514 persone in questo naufragio sarà pur deplorevole, ma non segna affatto il destino di tutta l'umanità. In un certo senso invece sì, perché è proprio questo il nocciolo della questione. Ci vuole una riflessione astuta. Molti dei banchieri e dei finanzieri più importanti dell'epoca erano presenti al viaggio inaugurale del Titanic, invitati dall'oligarca finanziario J.P. Morgan, proprietario della compagnia di navigazione. Ma mentre Morgan annullò la sua partecipazione con brevissimo preavviso e quindi sopravvisse, tutti i magnati della finanza invitati perirono. È interessante notare che si trattava proprio di quei signori più influenti che si opponevano a un piano strategico globale che J.P. Morgan stava portando avanti con una confederazione di altri banchieri di primo piano. Il piano prevedeva la privatizzazione del sistema bancario centrale statunitense. Questo piano fu attuato già l'anno successivo all'attacco del Titanic. Da quel momento in poi, la grande potenza USA non ricevette più il denaro dalla sua banca di Stato, ma da questa associazione di grandi banchieri privati chiamata Federal Reserve, Fed, e solo a interessi composti. Quindi, da allora, tutto il denaro proviene da banchieri privati. Anche il denaro per il rimborso degli interessi e degli interessi composti deve essere preso in prestito da questo monopolio finanziario. Gli Stati Uniti, e con essi tutte le nazioni, sono ancora oggi appesi a questo stillicidio. Sì, il mondo intero è intrappolato in questa trappola del debito. In questo modo, la mafia finanziaria si assicura il controllo di tutte le risorse naturali, dei siti produttivi, delle merci e delle banche, delle infrastrutture, persino di interi stati e dei loro politici. Ma tutto questo è così abilmente camuffato che la stragrande maggioranza delle persone non lo vede nemmeno. Pertanto cerca altrove le cause delle fluttuazioni dei prezzi e dell'economia, degli sconvolgimenti politici, dei conflitti globali e delle guerre. È un'analogia perfetta con l'attacco terroristico mascherato al Titanic. Era diretto contro i grandi banchieri e di riflesso contro l'intera umanità, mentre nella narrazione ufficiale è stato presentato come un tragico incidente. Ora la prossima catastrofe organizzata sta per minacciare l'umanità. L'attacco al Titanic e l'introduzione del sistema bancario centrale privatizzato hanno posto le basi proprio per questo. Il grande reset. È annunciato a gran voce come apparentemente inevitabile dalla mafia finanziaria globale attraverso i suoi tirapiedi come Klaus Schwab, fondatore del Forum Economico Mondiale WEF. Il loro slogan per il grande reset è che non possederai nulla, ma sarai felice. Indovinate chi vorrebbe possedere tutto? Comandarci tutti ed espropriarci a tal fine? Conclusione. Chi vuole mettere volontariamente la mano sul fuoco per la nostra storiografia ufficiale dovrebbe prima considerare che una nefasta mafia finanziaria sta giocando il suo gioco sporco sullo sfondo da molti decenni e più. E questo in tutti i settori della nostra esistenza. Niente è come sembra. Ma così come l'affondamento del Titanic non era inevitabile, non lo erano nemmeno le guerre, comprese quelle mondiali, e gli attacchi terroristici come quelli dell'11 settembre 2001. Anche la minaccia per l'umanità rappresentata dal grande reset non è un destino inevitabile. Infatti, la nostra comune famiglia umana ha buone possibilità di non essere spinta nell'abisso.
La nave comune della nostra famiglia umana ha tutte le possibilità di non andare a fondo. Piuttosto ci sono sempre più eroi dell'informazione ad andare a fondo delle cose, in modo coscienzioso e meticoloso, come ad esempio Gerard Wisniewski. Scoprono tutti questi tirapiedi nascosti sul retroscena, insieme ne traggono poi le conseguenze e chiedono un severo esame dei reati penali nella loro totalità. E questo attraverso tribunali indipendenti di nuova istituzione. Sì, un tribunale internazionale incorruttibile del popolo che arresterà tutti questi malvagi e li metterà fuori circolazione. Lasciatevi ispirare pure voi dalla primavera di verità, amore e giustizia e diffondete il più possibile questo programma. Insieme possiamo invertire la rotta e salvare la nave dell'umanità da questa brutale mafia finanziaria e dall'imminente Grande Reset.